Margherita è una ragazza di 21 anni che, come tante, con grandi sacrifici, porta avanti un percorso di studi e di lavoro. Ma lei è una persona speciale. Trisomia 21 è denominata, meglio conosciuta come sindrome di Down. Ora, dopo un percorso riabilitativo parallelamente agli studi universitari denominato Nuvola, durato 2 anni, che le ha dato modo di acquisire conoscenze e competenze, nel mese di novembre le ha dato un'opportunità di lavoro presso l'asilo nido comunale gestito dalla cooperativa Labirinto, il Grillo a Fano. E noi l'abbiamo incontrata. Margherita, allora ti sei laureata da poco, su che cos'è la tua tesi? La mia tesi è Scienze dell'Educazione, il corso che ho fatto, e la mia tesi si intitola Il ruolo dell'educatore nel processo di inclusione. Ecco, quindi tu già lavori però in una struttura, insomma, per l'infanzia. Sì, e lavoro presso il Grillo come educatrice all'infanzia, e il mio ruolo è quello di affiancare l'educatrice e soprattutto ai bambini, più nella giornata quotidiana, da accompagnarli in bagno e da osservare quando loro giocano, anche nel momento del pranzo. Cerchiamo anche di leggere nei momenti in cui i bambini hanno bisogno. È stata dura lavorare e prendere la laurea? No, in parallelo ho studiato e insieme ho fatto formazione per 2 anni, sono stata contenta perché ho cercato di fare tutto il mio meglio, la passione sia per lo studio e anche perché sono proprio contenta anche di affiancare sia alle colleghe e maggiormente ai bambini, proprio nelle attività a loro dedicate. Questo sarà il tuo lavoro futuro, insomma? Sì, sì. Sì, perché era il sogno di tutta la mia vita, era il sogno che ho potuto realizzare in modo concretamente sia con le colleghe, anche con me stessa, perché ho cercato il modo migliore per fare tutto il possibile sia per i bambini e anche per le educatrici. La formazione è lo strumento che permette assunzioni riconducibili a ciò che si è capaci e preparati a fronte di ciò che si ha. Questo è guardare oltre.